Ciao a tutti Dreamers, io sono Francesca e benvenuti in un nuovissimo video. Bentornati sul canale e bentornati su Mario Kart 8 Deluxe. Oggi come vedete sono da sola perché Joseph non è con noi. Ma non vi preoccupate, presto arriveranno tantissimi video in compagnia di Joseph. Semplicemente non ci siamo riusciti ad organizzare perché Joseph sta lavorando alla serie di Dragon Ball Z Kakarot, mentre io ho preso un mal di gola tremendo. Joseph è anche online. Io ho preso un mal di gola tremendo, ma davvero tremendo, fulminante. Ho fatto un colpo di tosse sabato sera, domenica mattina avevo la febbre a 40 e mi è andata così per tutta la settimana. Questo è il primo giorno effettivo in cui non ho febbre, non ho niente, sto bene, a parte il mal di gola che dalla voce un po' si sente. Quindi mi sono detta: registriamo, pubblichiamo qualcosa perché non vi sento un po' da troppo tempo e mi mancate. Oggi quindi andremo a fare un bel mondiale. Se siete curiosi di vedere cosa succederà, cosa non succederà, lasciate un bel mi piace. Adesso iscrivetevi al canale, campanella. Tutto sarà giù in descrizione, anche Instagram e cose del genere. Mi avete consigliato di scegliere dei personaggi blu, lo so, era una sfida chiesta per tra me e Joseph, però questa volta la riarrangiamo e soltanto io utilizzerò personaggi blu con setup blu, perché vado con la coccinella, le ruote piccole e poi il nuvolotto lì. Unica cosa, speriamo che la mia connessione tenga, perché questa è la seconda volta che provo a registrare il video. Ho fatto la prima gara entrambe le volte, sono arrivata prima e poi mi è uscito scritto errore di connessione. Allora, chi c'è con noi? Spagna, Stati Uniti d'America, Giappone, Giappone, Germania, 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 Giappone, Francia, Giappone, Austria. E ci sono solo io, piccolina Italia. Però vabbè, comunque nell'Europa noi europei ci facciamo sentire. Allora, qua mi ingolfo perché ho iniziato ad accelerare. Ah no, ok, perfetto. Quella mica avevo letto Wakanda. Questo è per farvi capire un po' quanto sto flashata in questi giorni. Questa febbre a 40 proprio non me l'aspettavo il 2020. Allora qui è iniziato proprio alla grande. Allora, siamo settimi. Si può fare? Si può fare. E vabbè, se Link, se Jolly non si fosse rubato tutti i miei cubotti. Ma va bene. Siamo di nuovo quinti. Siamo sesti, quinti. Ti prego non cadere giù. Ok, finalmente abbiamo preso un cubotto. E adesso mi prendono anche con un guscio blu. Dun dun dun. E questa cosa come mi è uscita? Malissimo. Sono terza, sono seconda. Ciao Yoshi, che sei primo. Che si chiama Gumbledore. Che sarebbe secondo me una specie di Dumbledore. Sarebbe un silente, però. Riarrangiato. E no, Joe, come hai potuto? Joe, mi fidavo di te. Non ti preoccupare, Joe. Stai puntato, come direbbe il nostro carissimo Joseph. Non vi preoccupate, comunque arriveranno presto altri libri, altri video su Dragon Ball Z Kakarot. Però prima di andare, prima di fare tutto, volevo aspettare di arrivare su Namek. Ho fatto delle altre missioni secondarie, ma sono state davvero un po'... Guscio blu e non è il momento per me di passare prima. Sono passata prima ormai. Ah vabbè, ormai l'ha preso, sono passata prima perché Yoshi è stato preso, ok. Giusto in tempo, mamma mia. Ah, ma il terzo giro io sono prima. Gente, qua farà di nuovo errore di connessione. Quanto ci scommettiamo? No! Ho proprio quella cattiveria, io l'ho lanciato. Cioè, anche da dire comunque, gente, che io non gioco da tantissimo tempo, perché appunto sto giocando tantissimo a Dragon Ball. E poi sto anche giocando a Spider-Man, che è piuttosto vecchio come gioco, ma finalmente sto riuscendo a recuperarlo. Era una vita che volevo giocarci. E anche, per esempio, tra le cose che ho dimenticato di fare, per esempio, volevo acquistare Resident Evil 2 al 50% dal PSN Store. Anzi, forse era al 70%, tipo, invece di 50 euro costava 12 euro. Ho dimenticato di acquistarlo. Era un gioco che volevo giocare, purtroppo, e mi sono dimenticata di comprarlo. Allora, siamo arrivati i primi. Secondo c'è la Germania. Ti prego, dimmi che non fai errore di comunicazione, perché io potrei piangere per sempre. Per il momento ancora niente. Il Baby Park né ora e né mai ci vado. Ma andiamo allo stadio di Mario.
Baby Park è una pista che io tendo sempre ad evitare, perché per il fatto che è rotonda, sono 7 giri, non si capisce se quello avanti a te è davvero quello avanti a te o dietro di te, quindi. Poi volevo chiedervi un consiglio, non so se un po' l'avete notato, ma in questo periodo sono molto in fissa con Star Wars, ma davvero tantissimo in fissa. Felpa, questa è una felpa vecchissima di Darth Vader, però la continuo a mettere anche se sta perdendo un po' di charme e cose del genere. Copriletto di BB-8, qui ho anche, guardatelo quanto è carino, il mio pop Bubblehead di Darth Vader, e ho anche altri pop, Lego e cose del genere, però volevo iniziare a leggere i fumetti. Qualcuno di voi li ha letti? Se sì, datemi qualche consiglio giù, da quale dovrei iniziare, perché sono davvero tantissimi, ma tantissimi fumetti e non so da cosa iniziare. Non so nemmeno quale iniziare a comprare, quindi consigliatemelo voi, se li avete letti. Vedete quando ci mette tutto questo tempo a caricare o a fare, il mio cuore si ferma. Perché dice, oh mio Dio, si sta di nuovo bloccando tutto. La connessione sta andando via. E ci rimango davvero malissimo quando succedono queste cose. Perché oggi qua stavo facendo una partita così bella, stavo vincendo, stavo... No! Bowser, come hai potuto? Schelo Bowser. Va bene. No! E dai, di nuovo... Oh, mamma mia, ok, questa pista anche un po' è infamona, Io con questa voce nasale non riesco proprio a sentirmi. Ma meglio di niente. Gambledore, ti vedo. Ti vedo, Gambledore. Vabbè. Sono scema anche io, ragazzi. Sono scema anche io. Allora iniziamo a fare così. Poi facciamo così. Sono decima. Brutta storia, sono decima. Va bene, Mi sono usciti... Mamma mia, che partita. Proprio brutto, brutto, brutto. Ottava, settima. Ok. Dai, litigate tra di voi così io posso venire e... Ok, sono quarta, sono quinta. Lui è caduto giù. Vediamo un po', sono terza. Ok, loro due si stanno litigando tra di loro. Io ho un clacson. Ed è il secondo giro. Purtroppo il clacson adesso mi serve poco e niente, quindi l'ho lanciato. No, mi servivano! Questo al momento non mi serve granché, vabbè, mi ha anche protetto subito. Fammi da scia... Sono arrabbiata. Stavo andando così bene. È il terzo giro, siamo quasi arrivati. Vai, tagliamo per qui. No, non mi fate cadere giù che... Mamma mia, vi distruggo. Vi distruggo l'esistenza. Sono settima. No, non posso essere settima. Cioè, che mi dai adesso? Questi non mi servono a niente. Questi non mi servono a niente. Levati. Sesta. Ero prima. Vabbè, ma sicuramente sarò scesa di gradatoria, ma tantissimo. Ma con la pala, perché Joe è arrivato primo. Joe è arrivato primo, ma io non mi ricordo se prima Joe è arrivato secondo. E questo è il problema. Non mi ricordo. Cittadella Tremarella, sicuramente, perché è la mia mappa preferita. Stiamo giocando in 100cc. Ma si poteva scegliere. Mi sono dimenticata di accelerare. Ma si poteva scegliere, si può scegliere 100, 200 e queste cose così, sono ultima. Va bene, quasi recupera. Settima. No, lui si è stato proprio cattivissimo. O io sono l'unica senza cubotto. Mi avete visto? Mi ha cacciato via. Proprio con cattiveria. Herm, vieni qua Herm, che ti distruggo. Ti cancello dalla vita, vieni qua, Herm. Tagliamo. Siamo lontani da quello che c'ha tutti. Sono seconda! Sono seconda! Come ha fatto a non prendere nessun cubotto? Lo avete visto anche voi che non ha preso nessun cubotto? Però a me servirebbe più qualcosina per attaccare più che un guscio blu. Ok, grazie a tutti. Grazie per l'aiuto. Vabbè, no. Queste sono le cose che succedono pure a Joseph. Il gioco che aiuta. Il fulmine proprio in questo momento. Però questo va bene. Questo va bene, ce ne ho anche due. L'ho preso.
My friend? Amico? Amico di Animal Crossing? No, no! Se ti togli anche la protezione sarebbe il caso proprio. Cioè, scusatemi. Io non vorrei essere... Brava! Ah! E dai, la pianta proprio giusto in tempo! No! No, così non vale! Così non va. Wow, pure il buu. Buu. Allora ci sono. Ah, questo tiene il clacson. Sono andata proprio sulla macchia. Sono scivolata su una macchia di olio. E questo era il terzo giro. Stai fermo ancora. Però sono arrivata a seconda. Comunque meglio di niente. Da zero. Cioè da sesta prima. Prima, sesta, seconda. Non dovrebbe essere. Gumbledore. Ah, ma si è cambiato il personaggio. Lasciate stare. Never mind. Lasciate stare. Allora, eccoci qui. Quarta e ultima corsa. Ci sono. Ci sono. Ma funziona a quattro corse pure qua. Bah. Ok, vai. Ora sto facendo il torneo. Momento della... non lo so. Ok, mi sono fermata perché ho iniziato a pensare. Non mi ricordo se ho scelto il torneo o stiamo semplicemente facendo delle gare. Perché a questo punto non c'è una classifica. Vi rendete conto? Se non c'è una classifica, vuol dire che io sto facendo semplicemente delle gare così. E se sto facendo delle gare così, non ha senso. Cioè, mi capite? Oh mio Dio. Comunque, allora, noi resteremo qui. Facciamo questa. E se arrivo prima, ho vinto, ok? Se arrivo prima, ho vinto. Se non arrivo prima, ho vinto lo stesso. Perché abbiamo detto che non è una gara. Non è un vero torneo. perché doveva uscire. No, va bene, però così non vale. Andiamo, andiamo. Cioè che se diventi a fare invisibile vedo comunque i tuoi funghetti che girano, Bowser. E vabbè. Forse mi convierebbe lanciarli perché sono ultima. Non lo so se ci avete fatto caso, ma sono ultima. Sono settima. Siamo all'ultimo giro. Siamo all'ultimo giro e mi ha preso anche in pieno un guscio. Io sono ancora imbambolata perché sto pensando. È o non è un torneo? Però credo che non sia un torneo. Questo per farmi capire che non ho mai fatto l'online. Cioè ce lo faccio. Quelle poche volte che l'ho fatto con Joseph. Faceva tutto lui e io dovevo soltanto giocare. Capite? E questo più che altro il problema. Vabbè. La gara è stata questa. Sono arrivata a settima. Non ho capito se è un torneo. E se mi esce di nuovo la selezione. Ecco sì, infatti. Non era un torneo. Quindi va bene, usciamo perché abbiamo fatto le nostre quattro gare. Graduatoria, finale, torneo era qui. Non fa niente, non fa niente così. Questi comunque sono stati dei mondiali. Abbiamo giocato con delle persone, ci siamo divertiti. La graduatoria, le vittorie sono state prima, sesta, seconda, settima. Secondo me sono andata bene. Fatemelo sapere voi, come sono andata, come non sono andata. Non ve la prendete che non ho fatto il mondiale, non ho fatto il torneo. Io vi voglio bene. Se anche voi me ne volete, lasciate un bel mi piace. Consigliatemi altre sfide, setup, personaggi, giù nei commenti. E per iscrivervi al canale cliccate sul mio faccino che vedete qui, probabilmente. E al lato opposto del faccino ci sono delle miniature. Cliccatele per vedere altri video. Io vi saluto e ci vediamo presto con un nuovissimo video. Ciao!